Il dottor Centonze, che in questo momento il nome dei Centonze è sulla bocca di tutti a Piazza Armerina, però oggi parliamo di letteratura. Qual è, secondo te, il rapporto tra la politica e la letteratura italiana? Tra la politica e la letteratura italiana c'è stato sempre un rapporto molto intenso, molto forte da Vittorini in poi, soprattutto nel dopoguerra, quando gran parte degli intellettuali si schierarono con l'ideologia comunista. E Se mi chiedi oggi. oggi secondo te questa ideologia comunista è ancora visibile nell'azione comune dei politici locali a partire insomma da Centonze, quindi Ma più da che azione, Nigrelli? io direi in un substrato culturale. Ed è positivo o negativo per questa città? Tu che ne pensi? Ma io devo, secondo me, come dire, il comunismo alla base era un grande progetto politico. Poi Ma soprattutto perché con il crollo che stiamo vivendo drammatico del capitalismo, probabilmente ci stiamo chiedendo se in realtà questo sistema è eterno o quale sarà il futuro del nuovo capitalismo etico. Diciamo Ma vedi, che io sono un cattocomunista, credo fortemente nella terza via che ancora nessuno è riuscito a. stavo Doveva esattamente essere dicendo Veltroni questo. uno di quelli che riusciva a portare. Però insomma è molto difficile perché purtroppo la finanza la fa da padrona, quindi è difficile coniugare solidarietà, economia. Però mi sembra che la cosa invece più innovativa in questi giorni drammatici per l'economia mondiale la stia dicendo proprio il Papa, tracciando le strade per il nuovo capitalismo etico. E probabilmente è la stessa cosa che dicevi tu. Quindi, Ma in effetti, guarda, appena il 20% della popolazione, cioè appena il 20% della popolazione mondiale oggi detiene circa l'85% delle ricchezze del pianeta. Noi siamo tra questi facchini che si pappano l'80% delle ricchezze. Per cui basterebbe diventare un po' più poveri, trovare il senso della vita, trovare le cose, cioè trovare il senso della vita non nel materialismo, nella materialità, ma. ieri parlavo con mio figlio che gli spiegavo la geografia e in geografia c'erano le quote latte, no? Il fatto della limitazione europea alla produzione di latte. E lui mi ha detto: papà, ma perché non produciamo il latte e lo diamo in Africa dove ci sono magari bambini che non muoiono di fame? Vedi, poi fra le altre cose i bambini riescono a trovare soluzioni semplici a problemi anche molto complessi basandosi sul cuore. E probabilmente quella è la terza via dell'economia, del futuro, del nostro futuro. Dal punto di vista intellettuale, io invece, come penso tu sia d'accordo, trovo un grosso impoverimento da parte, soprattutto in Italia, del panorama culturale. Guarda, del problema tuo del concorso ne parleremo dopo. La cosa di cui volevo ancora sentirti parlare è quella dell'economia etica. Ci sono alcune esperienze come banca etica che in qualche maniera cercano come dire, sempre di mitigare questa grossissima forbice tra il capitalismo senza Sfrenato. regole, sfrenato, invece un capitalismo solidaristico, se questa parola poi non bisticcia, se questo ossimoro così non bisticcia abbia un senso. Che cosa ne pensi? Penso che le strade che sono state tracciate sono interessanti, però che comunque serva un'evoluzione forte e che capito che comunque il capitalismo sfrenato, disegnato da Bush, che si vestiva con la croce come gli antichi crociati e faceva guerra ovunque, chiaramente si è scoperto per fini utilitaristici, alla fine debba essere soppiantato da nuove regole. E penso che Obama in questo senso sta già tracciando quale sarà il futuro. Ad esempio del fatto che gli amministratori non potranno prendere dei compensi o dei premi legati solo alla produzione. E
Certo che noi sappiamo benissimo che qua in Italia si sta andando in direzione opposta, dove magari i reati di natura finanziaria vengono addirittura depenalizzati, no? E questo mi lascia sinceramente molto molto perplesso. Sei Paolo Centonzi o Calogero Centonzi? Questo lasciamo il dubbio. Ma allora scusa, se tu sei Paolo, cioè sei il Presidente del Consiglio oppure Lasciamo il dubbio. no? No, perché tutti ora hanno ascoltato questa intervista perché io metterò un titolo in cui ecco cosa dice il Presidente del Consiglio sul concorso, per cui l'ascolteranno tutti, ma almeno parliamo di cose serie, non di queste stronzate, no? E allora tu potrai mettere cosa dice il presidente o il suo clone? Il clone del presidente sulla crisi mondiale. Grazie comunque, Ciao, ciao, ciao. ciao.